Prima stavo costruendo la mia casa quando ad un certo punto ho sentito questo rumore. Cos'è stato? Ho sentito qualcosa provenire da quella costruzione e già mi sembra molto strano tutto ciò. Che cosa dovrebbe essere? Come si entra? Scusatemi. Suppongo così. Esatto, immaginavo. Scompare il pavimento e io cado in un buco profondissimo. Planando però, per fortuna non mi faccio niente. E all'interno di questo buco c'era un tunnel. Questo percorso è interessante effettivamente. Sto cercando di capire come funziona questo dannato meccanismo. Però effettivamente ciò che purtroppo noto è che qua sono in modalità creativa, non posso spaccare niente. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente di fare qui è codesta. E funziona per fortuna. E... per carità, stavo per cadere proprio qua davanti, raga, me l'hanno messo qui, guardate che qua si cade nel vuoto, nel void, praticamente si perde tutto, cioè si perde tutto, proprio si muore. Quindi è meglio non cadere nel void. Allora, così, giusto, funziona, ok, perfetto, non mi ricordavo più. E qua la porta era già aperta, ok. Che diavolo, ma questa cosa è più grande di noi, in senso letterale, in senso figurato, nel senso che è grandissima, cioè che mistero incredibile è questo, è pieno di porte e in ognuna di queste porte sembra esserci qualcosa di nuovo. Oh, sto levitando, oh mio Dio, ok, questa cosa è veramente fighissima. Volendo io posso andare anche nelle altre parti, però no, volevo entrare qua per un attimo. E sembra che la levitazione stia finendo proprio ora, tecnicamente, quindi ok, perfetto. Cosa c'è qua all'interno? Oh, no, ma certo, ma ha senso dopo tutto, sì. È completamente sensato questa cosa qua, certo. Bene, per altri misteri di Dunis Place, così come questi, iscrivetevi al canale e lasciate like proprio ora, se volete vederne altri così. Ci vediamo al prossimo video!